faremo risplendere questa tradizione. Piazza del Gesù, grande partecipazione alla festa del Polo per brindare alla vittoria di Giancarlo Gabbiamelli, neo eletto sindaco con il 54% dei voti al primo turno. La scelta della piazza non è certo casuale. Qui infatti sorgeva il Palazzo dei Priori, precedente a quello costruito poi in Piazza del Plebiscito. La torre nominata nel 1258 è detta Torre di Messere Angelo Borgognoni. Alla base era segnata la lunghezza del piede del messere stesso, misura di lunghezza ufficiale chiamata passo del comune di Viterbo. Ricomincio dal centro storico, così Gabbianelli ha illustrato il suo programma di governo ad Arnaldo Sassi del Messaggero. Il centro storico, dice, deve rivivere, è indispensabile riportare gli abitanti all'interno delle mura. È arrivato il momento di favorire un'inversione di tendenza. Viterbo, città d'arte e di cultura, non è solo uno slogan, va intessuto con gli imprenditori e le cooperative di giovani, un discorso che dia risposte in questi termini. È già prevista per la primavera del 2000 l'inizio con l'utilizzazione in senso fieristico dei contenitori del centro storico. Mentre Alessandro Usai del Corriere di Viterbo cita le prime indiscrezioni sulla nuova giunta che guiderà Palazzo dei Priori per i prossimi 5 anni e sottolinea che a suon di musica e di porchetta i rappresentanti del Polo hanno scambiato abbracci e strette di mano ai sostenitori del centrodestra. Sorridente anche il sindaco uscente Marcello Meroi, che quasi certamente sarà nominato presidente del Consiglio Comunale. Lo statuto di Viterbo nel 1251 stabiliva che gli operai che cercavano lavoro e che erano residenti nelle contrade delle porte di San Lorenzo e San Pietro dovevano sostare in piazza San Silvestro. Nella seconda metà del XIII secolo vi si recavano i cardinali a udir messa prima di riunirsi in conclave per l'elezione del pontefice nel vicino palazzo papale. Lo stesso Meroi ha dato inizio alla kermesse spiegando il motivo del successo e il perché si riteneva di poter vincere queste elezioni fin dal primo turno. Perché credo che questo successo sia stato un successo che viene da lontano, un successo politico, un successo amministrativo e, se permettete, un successo di gruppo. Un successo politico dovuto al fatto che ormai Alleanza Nazionale, Forza Italia, CCD, CDL, tutti gli amici del Polo hanno una presenza politica assolutamente radicata sul territorio. Salutato, applaudito ed apprezzato quale sindaco uscente, Meroi ha ringraziato l'enorme folla che riempiva la piazza, prima di cedere la parola a Giancarlo Gabbianelli, neo eletto, il quale ha sottolineato il difficile compito che ha dovuto sostenere il precedente sindaco e di come invece ne sia uscito alla grande, costituendo il presupposto della scontata vittoria. Di futuro e continuità si è parlato a lungo ed il nuovo primo cittadino è apparso visibilmente commosso dal calore attribuitogli dalla folla presente. Credo che la vostra presenza qui oggi rappresenti esattamente tutto questo e quindi sento assommato in me tutto quello che non è soltanto il vostro desiderio, la vostra passione, ma anche la vostra gioia nell'incontrarmi in questi giorni. È stato bellissimo percorrere la città in questi giorni, perché si sentiva, credo che trasudava da queste pietre, perché siamo qui oggi. La rivitalizzazione del centro storico, il portare all'interno del centro storico quello che già Meroi aveva iniziato a portare e che noi continueremo a portare, non soltanto il popolo che ne era stato allontanato, ma anche la passione, ma anche la cultura. E se non esprime la cultura di Viterbo questa piazza, credo che nessun'altra o poche altre piazze possano esprimerla. Ed il primo impegno viene davvero rispettato proprio in una piazza ricca di storia. Lo cor che in su, così Dante nel 12° canto dell'Inferno inserì Guido di Montfort nel cerchio dei violenti contro il prossimo, immerso nel sangue bollente. Il 71, Guido e Simone, per vendicare la morte del padre, Simone VI di Montfort, a capo di una schiera di armatico, ora non ci sfuggirai, irruppero nella chiesa di San Silvestro e colpirono mortalmente Enrico di Cornovaglia, che vi si era recato senza scorta perché privo di sospetti per purificare l'anima. Con lui erano Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, e Filippo III, re di Francia, venuto papa da parte dei cardinali chiusi in conclave che non trovavano accordo da anni. In questa chiesa si compì la vendetta e trovarono sfogo le ire di Guido e Simone, e nella violenta eruzione trovò la morte anche un chierico che voleva fermarli ed un altro fu ferito mortalmente. Ma Guido, rammentandosi dello scempio fatto al corpo del genitore, trascinò la vittima ancora agonizzante fuori dalla chiesa e la mostrò ai presenti.
In seguito il cuore dello sventurato principe fu portato a Londra e collocato nell'abbazia di Westminster. La faccenda fu di una tale gravità che il nuovo pontefice Gregorio X, eletto nel conclave viterbese, il 1 marzo 1273 condannò Guido privandolo dei titoli nobiliari e di tutti i beni. Dopo aver ringraziato i propri familiari, il sindaco uscente Marcello Meroi, Alleanza Nazionale, i partiti alleati ed il presidente della provincia Giulio Marini, non sono mancati i momenti di grande emozione che il nuovo eletto ha saputo regalare. Il ringraziamento ad alcuni amici, a quelli più vicini, a quelli che, come vi dicevo, costituiscono, hanno sempre costituito e costituiscono una comunità umana, io credo, inarrivabile in determinate situazioni e che nelle difficoltà, nelle cose, nelle occasioni anche difficili che pone la vita è sempre stata unita, è sempre stata stretta e di questa unione io credo che ha fatto patrimonio il popolo viterbese e l'ha riconosciuta sì una persona, ma l'ha riconosciuta, ne ha riconosciuti i valori. Grazie cari amici di sempre, grazie. In conclusione Giancarlo Gabbianelli si è rivolto a tutti con la carica passionale che da sempre lo accompagna. Se voi ci sarete, se voi continuerete ad esserci, ebbene quello che ho scritto dal profondo del cuore in quel manifesto credo che si potrà realizzare. Grazie Viterbo, grazie viterbesi, cercherò, anzi non tradirò la fiducia che mi avete conferita e insieme entreremo nel terzo millennio con tutta la passione, con tutta la gioia, con tutti i dolori, con tutta la nostra grande tradizione. La faremo risplendere questa tradizione. Grazie a tutti.